Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema. Two Guns di Baltasar Kormákur il 7 agosto aprirà in Piazza Grande la 66esima edizione del Festival del Film di Locarno, che si chiuderà poi sabato 17 agosto dopo la cerimonia di premiazione con Sur le chemin de l'école di Pascal Plisson. Two Guns è un action comedy di produzione americana interpretata da Denzel Washington, Mark Wahlberg e Paula Patton. La sceneggiatura si basa sull'omonima graphic novel di Steven Grant. Mentre sarà il premio Oscar Bill August, con Treno di notte per Lisbona, interpretato da Jeremy Irons, ad aprire lo speciale focus sul cinema del Nord Europa realizzato dall'Ischia Film Festival, in collaborazione con il Nordische Filmtag e Lübeck. E saranno l'italiano Marco Bellocchio e l'inglese Mike Newell i maestri del cinema 2013 dell'undicesimo Ischia Global Film and Music Fest. I due omaggi si terranno il 13 luglio e il 19 luglio e saranno ospitati dalla Colombaia, che fu residenza di Luchino Visconti. Ma parliamo ora di nuovi progetti, perché Arnold Schwarzenegger sarà alle prese con Gli zombie di Maggie, un horror movie diretto dall'esordiente Henry Hobson. Lo scrive Variety. Al centro della trama un virus che sta imperversando nel paese e che trasforma gli esseri umani in morti viventi, a farne le spese la Maggie del titolo, la figlia più grande di una famiglia di agricoltori. Intanto Her di Spike Jonze cambia cast, anche se la sua data di uscita è prevista tra poco meno di 5 mesi. Scarlett Johansson sostituisce Samantha Morton nel ruolo principale, lo rivela Vulture. La Johansson sarà un computer con cui uno scrittore che vive in isolamento instaura una relazione. Nel cast anche Rooney Mara, Amy Adams, Joaquin Phoenix e Olivia Wilde. Nei cinema americani dovrebbe arrivare il 20 novembre 2013. Mentre arriva in sala dal 29 al 31 luglio e per la prima volta in Italia, il film d'esordio di Stanley Kubrick, Fear and Desire, succede grazie alla collaborazione tra QMI e Minerva Pictures, che si dedicano a cosiddetti prodotti alternativi. In questo film surreale il protagonista è la guerra, con tutte le sue paure, istinto di sopravvivenza, desideri e voglia di riscatto sociale. Questo progetto è il primo passo di una collaborazione tra le due aziende per distribuire in sala contenuti speciali. È tutto da Laura Buffa, buon cinema!